professore il suo ruolo all'interno qui dell'unità del Sant'Andrea? Io sono uno dei professori ordinari di psichiatria della Sapienza e sono il responsabile della unità operativa complessa di psichiatria e psicologia qui dell'ospedale Sant'Andrea, dove ha sede appunto il centro per i disturbi alimentari psicologici che ha organizzato e organizza e prende parte a questa giornata nazionale. Oggi abbiamo un convegno, ho visto una partecipazione molto, molto nutrita, sicuramente gli argomenti sono di rilevanza istituzionale e per il loro impatto sociale, ma prima di questo la domanda che le volevo fare territorialmente, che sono diciamo, i problemi che si affrontano maggiormente, come invii, per chi è all'oscuro della problematica che lei e il suo dipartimento ha, come affrontano questi problemi della territorialità? Allora, una famiglia che si trovi in casa un problema del genere, prima di trovare una risposta confacente, vaga per molti mesi e tante volte addirittura per anni. Questo non perché non ci siano delle risposte da dare al bisogno, ma perché manca completamente sia una rete di servizi, una mappatura dei servizi, linee guida e soprattutto informazione anche a livello proprio dei medici di base. Per quello che riguarda invece l'incidenza sociale dei disturbi alimentari e il costo dell'impatto sociale come causa di invalidità psichica, cosa può dirci? Ecco, vi dico che i disturbi alimentari sono una delle prime 10 cause di invalidità del mondo e sta scalando purtroppo la classifica, cioè nel senso che mentre anni fa era al 12°, 13° posto, adesso è già al 6°, 7° posto, sta diventando uno dei problemi globali di tutte le età, non soltanto dell'età giovanile, perché noi adesso abbiamo casi, molti casi addirittura in età infantile e moltissimi casi in età adulta e in età senile, che comportano appunto una spesa e un approccio sanitario estremamente elevato. Concorda con la necessità di quel gioco di squadra di cui parlavano poc'anzi come risultante comunque di attività come queste, di eventi come questi? La rete è il metodo per affrontare queste tematiche. Considerate che i disturbi alimentari psicologici non sono esattamente ed esclusivamente malattie mentali, in realtà l'origine del disturbo è mentale, è socio-economica, è culturale ed educativa, e quindi ovviamente avendo una derivazione sociale molto importante è nel gruppo sociale, nella rete, che può e deve trovare le sue risposte.